alle autorità civili, militari, religiose, accademiche, ai rettori ospiti e a tutte le componenti dell'Ateneo esprimo il mio cordiale benvenuto. Questa inaugurazione segna l'inizio del secondo triennio del mio mandato rettorale. Nei primi tre anni lo sforzo maggiore è stato rivolto verso il miglioramento dei parametri di qualità della didattica e della ricerca e della terza missione, trovando in noi stessi le risorse per superare gli ostacoli frapposti alla nostra crescita. Un grazie sentito alle tante istituzioni che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e supporto, con un grazie particolare alla Regione Sardegna, alla Fondazione Sardegna, al Comune di Cagliari. L'Università degli Studi è quel luogo e quel tempo dove la cultura innesca lo sviluppo democratico di un popolo ed è la sede della conoscenza che determina competenza che crea sviluppo. Se istruzione e innovazione sono i principali motori della crescita economica nell'era dell'economia della conoscenza, l'università rappresenta una delle istituzioni fondamentali di questo processo perché ne è culla e custode naturale. Come sempre è un grande privilegio avere l'opportunità di presentare l'Ateneo Cagliaritano, di cui desidero sottolineare ancora una volta il ruolo strategico di sede della elaborazione e della diffusione del sapere e l'impegno per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della Sardegna attraverso la ricerca, la formazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche. Adesso facciamo una breve carrellata sui problemi che abbiamo in questo nostro paese, che hanno a che fare con quelli che sono i finanziamenti per l'istruzione e in particolare per l'istruzione terziaria, cioè quella universitaria, e in generale per la scuola, che sono sempre troppo limitati. Anche se non vedete bene i grafici, non vi preoccupate, è sempre l'ultima linea quella dell'Italia. Non c'è verso di pensare che sia una linea intermedia, siamo sempre ultimi. E siamo ultimi in realtà che hanno a che fare con la percentuale dei laureati sulla popolazione, ma guardate anche le spese totali per l'istruzione e badate bene che le spese sono andate in diminuzione nel tempo e questo è un dato che dice molto della continua visione politica di una non importanza dell'istruzione. Qui vedete che come spese pubbliche e private siamo quart'ultimi. Questo è l'ultimo rapporto OCSE. Dopo di noi ci sono, vedete, dei paesi che hanno anche il diritto di avere un po' di tempo, di necessità di tempo per crescere. Noi no, noi dovremmo essere in una posizione ben più avanzata. Un altro problema che voglio sottolineare, i dottorati di ricerca. Le borse di dottorato praticamente non esistono più. E la carenza di dottori in ricerca si fa sentire e vedete che siamo per l'ennesima volta ultimi in quelli che dovrebbero essere le nazioni maggiormente progredite. Il dottore in ricerca è la figura non è semplicemente un percorso per l'accademia, è un percorso per il privato, per l'istituzione. E guardate il grafico sotto. Il grafico sotto vi fa vedere quanto in realtà c'è il rapporto tra le persone che lavorano nel mondo della ricerca e della didattica e i risultati che si ottengono. E vedete come ovviamente il rapporto è quello, per cui quando voi leggete sui giornali o sentite alla televisione ma l'Italia è ultima, ma l'Italia è lì, ma come? Andiamo a vedere il rapporto docenti-studenti, andiamo a vedere il rapporto ricercatori-popolazione, poi vediamo se siamo ultimi. Questo è un altro, sempre lo stesso problema, quello che vorrei sottolineare è il grafico che vedete sotto, perché? Perché questa è la ricerca di base. Ricerca di base vuol dire quella ricerca fondamentale che porta avanti la conoscenza. La ricerca applicata senza la ricerca di base muore. I paesi che non fanno ricerca di base saranno sempre più colonizzati perché sempre più non avranno la possibilità di fare una ricerca applicata. E guardate come siamo messi, che più fermi di così si muore. Ed è una situazione che ovviamente ci condanna ad un futuro per il nostro paese e per i nostri giovani non brillante.
Perché vi faccio vedere questa foto? Perché nel 2016 abbiamo protestato, abbiamo fatto una marcia, ma la cosa non era semplicemente legata a noi docenti o agli studenti o al personale, ma c'era la città insieme con noi, la città che ci ha sempre sostenuto, e siamo riusciti in 2 anni ad avere qualche risultato. E questo è l'ultimo decreto ministeriale uscito qualche mese fa, una decina di giorni fa, dove vedete che per la prima volta il MIUR mette in un provvedimento destinato a finanziare un'istituzione pubblica universitaria, mette i trasporti e mette l'insularità. Perché è interessante il fatto che noi siamo meglio di chi ci sta sopra, Sassari compresa purtroppo, perché noi siamo avvantaggiati da quello che succede in Cagliari città, perché uno dei parametri è anche il trasporto pubblico cittadino, e in quello Cagliari ha dei valori che sono molto vicini ai valori delle città del centro nord, e noi siamo molto contenti di questo. Però perlomeno la perequazione che ha a che fare con l'insularità viene accettata, viene riconosciuta, viene certificata, e devo dire che anche la conferenza dei rettori ha accettato questo fatto. Non che non si sia dovuto lottare, abbiamo lottato, però alla fine c'è un riconoscimento, e un riconoscimento politico importante. Questo è per farvi vedere che gli studenti regolari nel tempo aumentano, perché stiamo comunque migliorando la qualità della didattica. Queste sono le noti dolenti. I fondi che arriveranno all'Ateneo Cagliaritano saranno di 2 milioni più alti di quelli che sono arrivati l'anno scorso. Però quelli che arrivano sono fondi già etichettati. In realtà la parte legata al fondo di finanziamento ordinario, quella che ci permette di fare la programmazione, quello che ci permette di fare le borse di studio per i ragazzi, quello che ci permette di mettere premi per il merito, eccetera, ecco, quello continua, anche se lentamente, per fortuna più lentamente del passato, continua inesorabilmente a scendere. Guardate che la base di tutto, c'è anche il finanziamento ministeriale o del governo a tutto il sistema universitario nazionale, che ogni anno diminuisce. Per cui è chiaro che c'è un intendimento dal 2009, è sempre stato così, e io mi auguro che cambi, perché altrimenti il destino rischia di essere un destino già scritto. Qua vedete che cosa succede tra figure che escono perché vanno in pensione e figure che entrano. Dice, ma com'è che non le assumi? Perché non sono nel momento in cui un collega o un personale, una figura del personale va in pensione, non ti restituiscono quei soldi? Assolutamente no. Ti dicono, il turnover non è al 100%, per cui tu hai sempre meno soldi rispetto a quelli che sono, quelli che potresti utilizzare. Il rapporto non è 1-1, per cui sono più le persone che escono di quelle che entrano. E però tu vuoi mantenere la qualità dei corsi di studio, vuoi mantenere i corsi di studio che hai attivato, vuoi mantenere i dipartimenti. Non è facile, credetemi, anche se tutto l'Ateneo si sta impegnando a mantenere i livelli qualitativi e quantitativi. Qui, ecco, questo è per farvi spiegare come va questo FFO, che è un po' strano, è un complicato, è arzigogolato. Questo aspetto, vedete, questa blu, è il cosiddetto, la parte storica, che vedete nel tempo diminuisce sempre più. Ed è questa la parte che ci crea il problema più grave. Dopodiché vedete che le altre componenti della parte, diciamo, del fondo di finanziamento ordinario, sono componenti che arrivano, aumentano, per cui costo standard nel tempo aumenta, la premialità per attività dell'internazionalizzazione della ricerca aumenta, ma non ce la facciamo a recuperare il taglio che ci viene fatto sul fondo storico. Per cui l'assurdo che nel momento in cui noi siamo l'Ateneo che migliora in assoluto più di tutti gli Atenei nazionali, perdiamo soldi. Qui vedete che comunque la sostenibilità finanziaria c'è,
perché comunque riusciamo a gestire in maniera appropriata, devo dire che è fondamentale l'apporto della Regione. Se noi non avessimo la legge 26 con i fondi che la Regione ci dà e il Consiglio regionale ha aumentato l'anno scorso, noi saremmo in situazioni decisamente critiche. Questo è un aspetto. Passiamo alle belle notizie. Le belle notizie sono queste: accreditamento periodico. Allora, aspettavamo l'ufficialità. L'ufficialità è arrivata l'altro ieri e devo dirvi che io sono orgogliosa del fatto che siamo andati così bene. Abbiamo lavorato molto, ci siamo impegnati tutti. Questi sono alcuni dei parametri che sono stati evidenziati da una commissione che ha lavorato 3 mesi, è una commissione ministeriale del cosiddetto ANVUR, ed è una commissione che sta valutando tutti gli Atenei italiani, per cui siamo tutti valutati sulle stesse cose e con situazioni paragonabili, e vedete come vengono messi in evidenza aspetti qualitativi che hanno a che fare con come l'Ateneo si muove nei confronti degli studenti, nei confronti della ricerca, nei confronti della trasparenza dei concorsi, di come dà le risorse. Abbiamo avuto un encomio particolare per come gestiamo questi aspetti. Questa è stata la slide che la Commissione ci ha lasciato alla fine del suo percorso, perché sono venuti qua per una settimana e sono entrati nei dipartimenti, sono entrati nelle aule, hanno parlato con gli studenti, col personale. Bene, vedete che c'è una cosa particolare che io voglio sottolineare: il senso del noi. È importante, stiamo riacquistando tutti quanti il piacere, l'orgoglio, la voglia di far parte di un'istituzione che è l'Università degli Studi di Cagliari, che ha un suo passato, ha un suo presente e ha un suo futuro. Non è da poco, e questo, scusate se è poco, siamo terzi in Italia e non è una roba da tutti noi. Scusate, ma ci abbiamo messo cuore e testa, e per cui per tutti noi, per tutti i colleghi che sono qua, per quelli che ci stanno ascoltando, è un motivo d'orgoglio. Devo dire che non siamo mai stati soli in questo, e devo dire che anche la città ha fatto la sua parte in quella settimana in cui la Commissione è venuta a trovarci, per cui siamo orgogliosi di questo e possiamo dire che abbiamo veramente ottenuto un risultato notevolissimo, che ci fa piacere, che dice alle famiglie e ai nostri studenti che non hanno sbagliato a scegliere di iscriversi a Cagliari. Questa è la missione dell'Ateneo, potete leggerla, potete vedere qual è la realtà, che è una realtà che porta avanti però anche dei percorsi che non hanno a che fare solo con la didattica e con la ricerca. Intanto il diritto allo studio. Questo è l'aspetto che voglio sottolineare. L'Ateneo ha deciso di utilizzare gran parte dell'aumento che il Consiglio regionale ci ha dato sulla legge regionale di aiuto alle università per portare da 13.000 euro la no tax area a 23.000 euro, al reddito di 23.000 euro. Questo permette a 2.880 studenti di avere un'esenzione dalle tasse. Noi vogliamo essere parte del territorio e vogliamo crescere insieme al territorio. Questo è un aspetto legato a ulteriori vantaggi che hanno a che fare col merito e che hanno a che fare anche con la distanza dalla città, che hanno a che fare con la presenza di più studenti nello stesso nucleo familiare. E qui vedete altri premi che mettiamo a disposizione del merito di chi raggiunge un certo numero di crediti, di chi fa certe lauree e prende un certo voto di laurea, eccetera, eccetera. E questo aspetto cercheremo di aumentarlo e faremo vedere come. Questo è per dirvi che sempre su quei fondi che continuano a diminuire siamo riusciti a mettere in gioco 2 milioni di euro, più di 2 milioni di euro, per le aule, intese come accessibilità per i disabili, intese come efficientamento energetico, intese come miglioramento tecnologico. Siamo contenti di essere riusciti a fare questo.
Però non è solo questo l'Università degli Studi, è anche responsabilità sociale. In questo lo sapete, contro la disparità di genere, adesso inauguriamo il primo baby parking a Saducchessa e durante l'anno speriamo di cominciare i lavori per quanto riguarda l'asilo nido, sempre a Saducchessa. Qui vedete che non ci fermiamo però solo all'aspetto legato al territorio e al sociale, ma c'è un progetto europeo, siamo entrati in maniera importante su un progetto europeo che guarda all'istituzione e dice: fatemi capire cosa tutto si può fare nella vostra istituzione per abbassare la disparità di genere. E questo è un progetto e siamo orgogliosi di aver vinto e siamo orgogliosi di partecipare a queste realtà. Vedete che ci dedichiamo anche a quella che è la discriminazione dettata dall'omofobia e dalla transfobia. Siamo contenti anche di questo e ci sono diversi atenei continentali che ci hanno chiesto il regolamento perché vogliono copiare quello che noi abbiamo già fatto e messo in pratica. Qui vedete che c'è una realtà di cui siamo molto orgogliosi, che per l'ennesima volta conferma della certificazione di qualità la massima possibile per tutta la nostra struttura e i servizi che hanno a che fare con gli studenti disabili, che tra l'altro ovviamente aumentano di numero e noi siamo contenti anche di questo. Questo è l'altro aspetto, siamo con Sassari i primi atenei italiani a aver dato un passaporto di qualificazione per riconoscimento dei titoli di studio dei richiedenti asilo, sono stati un certo numero, mi sembra 12 o 14, alla fine la Commissione europea che è venuta a Cagliari ne ha passati un certo numero, mi sembra siano 12, i paesi li vedete qua. Tre di questi ragazzi si sono iscritti in Ateneo e si sono iscritti avendo gli stessi diritti dei ragazzi sardi, per cui avevano un reddito inferiore ai 23.000 euro e noi abbiamo esentati dalle tasse. Tutto assolutamente in regola e tutto molto sereno, molto tranquillo e di cui siamo molto orgogliosi. Questo è l'aspetto invece legato, grazie alla Fondazione Sardegna, legato al progetto Sardegna for Med, e qui ci sono queste feste di laurea bellissime, con le famiglie, qualche famiglia riesce a venire, ci si collega via Skype, di ragazzi e ragazze che si laureano e che continuano, vogliono continuare a stare da noi e vogliono continuare a stare da noi iscrivendosi alle magistrali. E dovete vedere l'interazione con i nostri ragazzi, con i nostri studenti, con le nostre studentesse, la cricca che riescono a fare, l'interazione, la conoscenza reciproca, pur avendo religioni diverse e pur avendo costumi diversi, incontrarsi, scambiarsi opinioni è quello che fa crescere e diminuisce le conflittualità. Chiudersi non fa altro che aumentare le conflittualità e le paure. E così invece viene portato avanti un percorso di crescita. Questa è un po' la fotografia del nostro Ateneo, la conoscete già con il numero degli studenti, tanti corsi che facciamo, il nostro è un Ateneo generalista, multidisciplinare e vuole essere una research university, non vuole essere un super liceo. Sotto questo aspetto insistiamo tutti insieme, queste sono le linee strategiche per quanto riguarda la didattica e vedete che continueremo a insistere su quello che è la qualità del percorso formativo, su quello che è la qualità dei servizi e sul rafforzamento della dimensione internazionale. Non torniamo indietro su questo, al di là di quelli che possono essere premi o non premi che il Ministero potrà darci, perché lo riteniamo fondamentale per la crescita dei nostri studenti. Questi sono corsi. Allora, nonostante ci sia una continua diminuzione di fondi, stiamo cercando di organizzarci meglio. Nell'organizzarci meglio riusciamo anche a tirare fuori delle risorse che grazie alla presenza di gruppi di ricerca nel nostro Ateneo di livello internazionale ci permettono di fare delle magistrali nuove, molto attrattive e molto, come posso dire, performanti. Okay? E questi li vedete, c'è una laurea di chiamiamola web security e intelligenza artificiale, c'è una laurea sulla multimedialità, sono due lauree, la prima solo in inglese, la seconda ha un altro target. Bene, come sono nate? Hanno subito avuto
un notevole tasso di iscrizioni. Questo è quello che l'Ateneo Cagliaritano vuol fare, vuole andare verso i nuovi mestieri, vuole andare verso le nuove realtà, contando sulla ricerca, sui propri docenti, sul proprio personale che grazie alla ricerca è in grado di portare avanti questi percorsi. Questo è per dirvi che inizia un grande progetto sull'orientamento, andremo nelle scuole, cominceremo a fare un orientamento dalle terze classi e qui di nuovo grazie alla Regione che ha accettato un progetto che Cagliari ha fatto e Sassari, e in qualche modo abbiamo condiviso alcune parti anche con l'Università di Sassari per aumentare la motivazione dei ragazzi, portarli più facilmente verso l'iscrizione all'università. Sono ancora troppi i ragazzi che a fine diploma smettono di studiare e spesso smettono anche di cercare lavoro. Questo è un aspetto sul quale io ho molto insistito ed è una cosa che fa solo Cagliari ed è un counseling psicologico, cercare di parlare con i ragazzi e far capire che scegliere una cosa piuttosto che un'altra non significa vincere o perdere, significa andare verso le proprie stimoli, verso quelli che sono i propri ideali, verso quello che è la propria ideale di crescita. L'internazionalizzazione sta crescendo, siamo contenti di questo, sta crescendo nei numeri, vedete gli accordi quadro con le università europee, estere, scusate, tutto il mondo, vedete quanti sono i dottorandi stranieri, vedete anche quanti sono i ragazzi in mobilità e vedete che è un trend in continua crescita e questo grazie alle borse di studio che di nuovo la Regione ci aiuta ad aumentare. Noi ne mettiamo alcune, loro ci aiutano e permettono perciò un numero sempre più elevato di ragazzi di fare questi scambi. Così come, guardate come è aumentato in maniera esponenziale il fatto che all'interno dei corsi di studio ci siano dei corsi erogati in lingua inglese. Questo aiuta moltissimo i ragazzi che vengono da altre parti del mondo. Questi sono tutti i progetti di cooperazione internazionale e di ricerca internazionale che si stanno facendo, alcuni sono nuovi, sono appena iniziati, stanno per iniziare, altri sono in divenire. Questi invece sono i progetti Horizon 2020 e i progetti con l'NIH. Non è facile avere progetti con la realtà americana, però ci si sta riuscendo e questo è un aspetto ugualmente che denota la qualità, la voglia, l'entusiasmo del nostro corpo docente. E vedete come stanno aumentando in numero i progetti, ovviamente aumentano anche i fondi che arrivano, che sono destinati a quel progetto, però ricordatevi che nel momento in cui sono destinati a quel progetto fanno crescere quel gruppo di ricerca, ma fanno crescere tutto l'Ateneo. Questo è il CESAR, è una realtà che si apre al territorio e che è in grado di dare risposte a ricerca applicata questa volta, sia delle istituzioni, sia dei comuni, sia della regione, sia delle imprese. E questa è la nuova spina. Finalmente possiamo dire che una buona parte di colleghi sono riusciti a trasferirsi. Non è stato facile, però ci si sta riuscendo. E questo ugualmente è un aspetto sembrerebbe banale, però tende a liberare ambienti storici a Cagliari sui quali noi vorremmo costruire delle realtà nuove per dipartimenti che esistono ma anche per situazioni nuove da creare. Questa è la parte legata alla ricerca che è un aspetto che vedete ha un aspetto divulgativo ma anche un aspetto di quelli che sono i bandi locali grazie alla Fondazione Sardegna e grazie alla legge 7. Il fatto di poter mettere a disposizione dei nostri ricercatori dei fondi aggiuntivi a quelli che loro riescono a procurarsi a livello nazionale e a livello internazionale. E lo facciamo col massimo della trasparenza e con la valutazione esterna, che è un qualcosa che è stata messa in evidenza dalla CEV ed è uno dei punti di forza del nostro sistema. Questo vedete che nonostante la diminuzione progressiva dei ricercatori, questa è la linea che vi fa vedere come diminuiscono le teste, si riesce ancora a mantenere non tanto la quantità quanto la qualità della competizione. E io vi chiedo, soffermatevi un attimo sul fatto che tutte le ricerche del mondo, delle facoltà scientifiche e biomediche, senza soldi non possiamo neanche respirare.
non sono, sono realtà che senza finanziamenti si fermano, si chiudono i laboratori e non si riesce più a portare avanti. Per cui la difficoltà nasce da quello, però stiamo reggendo l'impatto e stiamo reggendo l'impatto anche con il fatto di creare quelli che sono nuove figure di giovani che possono avere un assegno di ricerca, che possono avere un posto di ricercatore a tempo determinato, che non sono necessariamente destinati a una realtà accademica cagliaritana, assolutamente no. Quello che noi vogliamo, in parte speriamo ovviamente di portarli a casa, ma in parte speriamo che abbiano l'opportunità di andare nel territorio, nei centri che fanno ricerca, ma anche a livello nazionale e internazionale, perché i nostri ragazzi sono competitivi sotto questo aspetto. Questo è il Contamination Lab, vedete i numeri, sapete che è un'eccellenza nazionale, ormai gli appuntamenti del Contamination sono appuntamenti cittadini importanti, continuiamo a crescere, siamo capofila di un network nazionale, per cui siamo leader nazionali per quanto riguarda il Contamination, e stiamo dicendo alle altre atenei quello che noi abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto, in maniera che loro ci copino e crescano quanto noi. Meglio di noi non sarà possibile, perché noi continuiamo ad andare avanti, però che crescano almeno quanto noi, e questo ci rende orgogliosi. Per l'ennesima volta Cagliari è un'eccellenza a livello nazionale. Qui vedete anche il discorso del tasso di mantenimento delle start-up, non è poco, non è poco, perché sono start-up che nascono da giovani ricercatori, e perciò un aspetto che deve essere considerato. Qui il fatto di aver creato un centro di servizi di Ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità. Abbiamo voluto dare un segnale al territorio e a noi stessi, che vogliamo sempre di più un rapporto efficiente, efficace, che abbia una ricaduta per noi e per il territorio. E io credo che sia una sfida che stiamo vincendo e che vinceremo, ma la vinceremo non solo e non tanto per noi, quanto per i giovani che ancora non si sono iscritti nel nostro Ateneo e per le imprese che ancora non sono nate. Questo è la realtà che ha a che fare un po' col mondo delle imprese, e vedete i brevetti, che sono sempre pochi, ma sono di qualità e cominciano ad essere legate come famiglie, e la possibilità perciò di poter fare anche un percorso che stiamo studiando per il prossimo anno di valorizzazione di alcuni di questi brevetti. Rapporto con l'assistenza, la facoltà di medicina, l'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, che ovviamente ha nel San Giovanni di Dio e nel Policlinico Duilio Casula i suoi due presidi, e siamo contenti di aver portato a casa diverse realtà, burocratiche se volete, ma sono quella base regolamentare senza la quale non si può continuare a crescere. Adesso la facoltà di medicina e in generale la parte di biomedicina ha le armi per poter crescere, sia per quanto riguarda l'assistenza, ma soprattutto per quanto riguarda la ricerca. Questi sono alcuni eventi che vi faccio vedere, giusto perché sappiate e ci rendiamo conto di quello che comunque Cagliari cerca di fare e di accogliere e di essere presente insieme al territorio per tante realtà che contribuiscono alla sua crescita e che contribuiscono in qualche modo alla sua realtà. Il fatto anche di aver dedicato ad uno street artist la possibilità di fare un'aula magna di uno dei nostri, delle nostre facoltà, anche questo è un aspetto innovativo, simpatico, e ci fa piacere sottolineare, così come il fatto di aver creato il primo coro universitario. E sono anche bravi, abbiamo fatto anche la prima manifestazione qua in quest'aula, è stato un bello stare insieme anche in maniera allegra. Qui volevo soltanto chiudere dicendo che spero di aver contribuito ad accrescere la consapevolezza in tutti noi che il futuro della società sarda e dei nostri giovani è nell'istruzione universitaria, che di nuovo, grazie alla conoscenza, porta competenza, sviluppo e innovazione.
Altrettanto chiaramente spero di aver evidenziato che il sostegno economico al sistema universitario nazionale è troppo povero ed è in continua decrescita, mentre tutti i report internazionali dimostrano che bisogna potenziare, sostenere e facilitare il diritto allo studio e mantenere gli investimenti nelle scienze di base, nonostante la crisi economica, per assicurare la crescita della società e il fatto di poter uscire da una crisi. Come sempre, mi piace chiudere il mio intervento con le parole di un grande pensatore della nostra terra, Antonio Gramsci, l'avete letto nella slide, ma perché? Per sottolineare come la formazione universitaria non debba preparare semplicemente ad una professione, ma ben più importante educare a un pensiero libero, base della democrazia. Grazie.